A proposito di questa collaborazione di cui parlava Marco Rossidori, collaborazione scuola-famiglie, collaborazione di associazioni, di collaborazione di volontariato, vorrei far sentire alcune testimonianze, a cominciare da Matteo Rebesani, con questo progetto Crescere al Sud. Eccolo, Matteo Rebesani, tra l'altro, Crescere al Sud è nato proprio 3 anni fa in occasione del 5º anniversario di Fondazione con il Sud. Diamo il microfono, eccolo. È così. Sì, assolutamente. Infatti io devo in qualche modo ricordare questa cosa, perché eravamo nel 2011 a Napoli, proprio all'incontro della Fondazione con il Sud. Abbiamo organizzato appunto in quell'ambito una conferenza che si chiamava Crescere al Sud e l'abbiamo organizzata in maniera molto partecipata, nel senso che mettendo intorno a un tavolo per alcuni mesi tanti soggetti vari per cercare di capire quali erano le tematiche, chi invitare. E abbiamo iniziato questa bellissima conferenza alla quale ha partecipato appunto Rossi Doria, che era allora, come oggi, un maestro che ci insegnava tante cose sulla scuola e che 2 mesi dopo è diventato sottosegretario del governo Monti e che oggi avrei voluto ritrovare ministro per fare una battuta, ma che mi fa piacere comunque ritrovare. Siamo tutti, qui ci vuole un applauso perché prima o poi lo vedremo ministro. Comunque nasce in effetti da quella conferenza che è stata una prima occasione, era settembre 2011, per fare un'analisi della condizione dei minori al sud, almeno. Dico 2011 perché la crisi non era ancora arrivata con l'impatto che ha avuto in questi anni, per vedere quali erano i dati della povertà. Tu prima hai ricordato i dati sulla povertà relativa, del rischio di esclusione sociale. Ma se guardiamo i dati della povertà assoluta, i minori in povertà assoluta in Italia sono passati nel giro di 3 anni, sono più che raddoppiati, da 608.000 a 1.400.000 nel 2013. Per i dati della dispersione che ha citato naturalmente Rossi Doria, i dati dell'assenza dei servizi a partire degli asili nido, ecco, tutti quei dati in quella conferenza ci hanno reso evidente che è inaccettabile questo divario, soprattutto tra il nord del paese e il sud, un divario che non è appunto solo economico, come spesso il presidente Borgomeo ricorda, ma è proprio sociale, cioè riguarda il capitale sociale più importante che noi abbiamo, che sono appunto i bambini, e sul quale invece dovremmo investire. E da quella conferenza è nata l'esigenza di continuare il nostro lavoro e di metterci assieme, non tanto in una rete in realtà, ma proprio in un'alleanza. Quindi nasce. Ah, poi. Una parentesi, scusatemi. È vero che i dati sono migliorati e in alcune regioni sono migliorati anche al sud, come in Puglia, ma sono migliorati a livello nazionale soprattutto perché è migliorato il nord. Il divario tra nord e sud in questi anni ha continuato ad aumentare. Cioè c'è una forbice aperta La tra... forbice, c'è, ma si è un pochino... dal nostro punto di vista, se Qui... guardiamo povertà, dispersione, servizi, in realtà invece è aumentata, però insomma. Ora. Secondo noi è aumentata e ancora c'è più bisogno di crescere al sud, che ha appunto come ruolo innanzitutto quello di denunciare questa condizione di disagio dei ragazzi del Mezzogiorno, che ha lavorato in questi anni per approfondire queste tematiche, soprattutto per fare analisi dei contesti territoriali che non sono un sud, ma sono i tanti sud, appunto, la Puglia che è diversa dalla Calabria, ma all'interno della Sicilia diversissimi territori. E per cercare naturalmente, oltre che denunciare verso le istituzioni questa situazione, anche quello di trovare delle proposte reali e concrete per migliorare la vita dei bambini, non solo con più finanziamenti, ma anche con politiche adeguate. Allora, il risultato secondo me di Crescere Sud più importante è quello che si è costruito tra 40, quasi 50 organizzazioni molto diverse. Adesso io cito alcune perché le vedo anche qui in sala, quindi Civitasolis, Allocri, Radio Creativa Bari, Inventare Insieme a Palermo, ma poi ci sono tante organizzazioni nazionali e locali che partecipano, che si occupano di infanzia in maniera diversa, dall'abuso alla scuola o altro. La cosa più importante è che abbiamo costruito un percorso comune che ci ha portato ad avere una visione comune e anche un linguaggio comune, ci intendiamo molto di più. E quando parliamo, arrivo alla proposta fondamentale che noi abbiamo portato avanti in questi anni, a dire comunità educante, sappiamo bene quello che vogliamo dire, cioè fare comunità sul territorio, avere un sistema educativo diffuso. E qui, in realtà, sentendo Rossi Doria prima, sì la scuola, sì il rapporto scuola-genitori, ma quando si dice bisogna dare continuità
l'educazione, eccetera, bisogna coinvolgere anche tutto quello che c'è sul territorio, naturalmente. Le associazioni, gli operatori, chi fa educativa di strada, adesso non è che Rossi Doria ha fatto dei prototipi quando era sottosegretario che andavano proprio in questa direzione, però abbiamo costruito un percorso comune, delle parole comuni che ci aiutano ora a affrontare meglio anche nella nostra pratica quotidiana, quando siamo sul territorio, i problemi dei ragazzi. Quello che oggi voglio presentare, e finisco perché so che ho 8 minuti e 3 li dedico proprio ai ragazzi, è quello che abbiamo fatto negli ultimi 8 mesi. E cioè, o meglio, nell'ultimo anno, e 8 mesi perché poi è l'anno scolastico, con i ragazzi di Locri, di Palermo, di Bari e di Napoli, ragazzi che non si conoscevano tra di loro e hanno imparato a conoscersi nelle stesse città, abbiamo chiesto loro non tanto di fare delle testimonianze e raccontare il loro essere, ma indagare il loro territorio. Gli abbiamo chiesto di, con l'aiuto anche di giornalisti professionisti locali, di fare delle indagini giornalistiche e cercare di capire quali che sono sì le difficoltà di crescere al sud, ma anche quelle che sono le opportunità, no? E da questo sono venuti fuori tantissimi scritti, tantissime foto, tantissime anche semplici testimonianze, ma anche molte interviste, e alla fine le abbiamo racchiusi in 4 video e un video complessivo. Oggi purtroppo per mancanza di tempo vedrete solo una pillola di 2 minuti e mezzo. Però noi, che abbiamo per 3 anni lavorato come operatori intorno ai tavoli, abbiamo cercato di capire le tante cause, abbiamo imparato molto di più, devo dire la verità e non è retorica, da quello che questi ragazzi ci hanno raccontato, a volte con parole retoriche, ma che ci hanno fatto vedere degli aspetti che noi non vedevamo. Ad esempio, ne cito uno e poi lascio la parola al video, quello dell'importanza degli spazi urbani, che non solo sono la bruttezza delle periferie o la mancanza di posti di aggregazione, però rappresentano l'inadeguatezza degli spazi, delle scuole brutte, cadenti, della mancanza appunto dei parchi, della non conoscenza della propria città. Ci sono ragazzi a Napoli che non sanno che c'è il mare, o ci sono ragazzi a Palermo che non sono mai usciti dal loro quartiere, non dalla città ma dal loro quartiere. Ci raccontano che quella inadeguatezza degli spazi condiziona anche l'inadeguatezza naturalmente di vedere uno spazio per il proprio futuro, come ci hanno raccontato loro. Quindi questa è stata l'ultima esperienza di Crescere al Sud, che naturalmente continuerà nei prossimi anni comunque a consolidare questa alleanza per cercare di attirare l'attenzione sui problemi di infanzia, chiedere più fondi naturalmente, ma anche cercare insieme di elaborare un modo di operare diverso sul territorio, a partire da noi stessi naturalmente come organizzazione. E allora vediamo il video e le testimonianze dei ragazzi, il lavoro fatto con i ragazzi e il punto di vista appunto dei ragazzi. Il compito di Crescere al Sud era osservare la nostra città in modo meno superficiale, come se i nostri occhi fossero una macchina fotografica. Diversi occhi che hanno notato la stessa cosa, una città fatta di sfumature di nero anziché di bianco, dove i veri posti di aggregazione presenti sono degradati, dove i ragazzi sono stati costretti a inventarsi luoghi di svago, sfruttando la loro creatività ed estreggiandosi fra lamiere e massi di cemento. Articolo 10. Se vivi in un paese diverso da quello dei tuoi genitori, hai diritto a spostarti per raggiungere la tua famiglia. Il nostro rapporto con i mezzi di trasporto è stressante, urtante, faticoso, illogico. L'unica scuola in questa zona da circa un paio di anni è stata chiusa. Come piccoli diamanti, sarò un saggio lungo questo viaggio, questo fa paura, sarà una sfida dura, chi morisce la mente reagisce. Frequento il terzo anno di una scuola serale perché in passato ho abbandonato gli studi e vi voglio dire che non vi dovete arrendere, perché poi vi ritrovate a 21 anni come me
a ritornare a scuola e ricominciare quel percorso di studio. Tra poco riuscirò a diplomarmi forse, però comunque non riuscirò a soddisfare i miei sogni. Cioè io sin da piccola ho sempre sperato di diventare maestra, ma comunque in questo periodo, cioè, sinceramente il futuro mi spaventa. Dove ci porterà questa musica a cantarmi fa? Bene, abbiamo visto come dai ragazzi si hanno dei punti di vista diversi. Mi ha colpito quel ragazzo che a 21 anni è tornato a scuola perché ha capito con la maturità di un 21enne che ha sbagliato. O ha incontrato sul territorio quella comunità educante che gli ha fatto capire che aveva sbagliato. Fatto capire che lo ha aiutato. Invece dello spacciatore che l'ha convinto a fare. Ed è un ragazzo fortunato rispetto a tanti altri che non lo sono. Grazie a Matteo Rebesani, magari un altro progetto anche crescere al nord, perché la professoressa Colombo diceva che anche al nord in alcune realtà è difficile crescere.